te l'amici mia, contenti foro. Quando carzara te, è stato lo spettacolo degli Sciarabà a chiudere la rassegna La voce di Rosa, patrocinata dal comune di Sciacca. Un omaggio a Rosa Balistreri nel trentennale dell'anniversario della sua morte. Terra Canunzenc, il concerto allestito ieri sera nella cornice dell'atrio inferiore dell'ex convento dei Gesuiti. Un mix tra musica e letture sulla vita amara e drammatica della cantautrice siciliana. Sul palco Salvatore Catanzaro, frontman del gruppo che oltre ad interpretare i brani più famosi non solo di Rosa Balistreri ma della tradizione siciliana in genere, ha anche raccontato la vita della cantastoria attraverso alcuni aneddoti. Ad arrangiare tutti i brani, rivisitati in modo del tutto originale, è stato il compositore Accursio Cortese, che si è esibito al piano e all'organo Hammond, assieme a Michele Bruno alla fisarmonica, Ezio Bongiovia alla chitarra e mandolino, Alessandro Pusateri alla batteria e Marco Gaudio al basso. Passo spesso, passo spesso di studio, e passo spesso di studiare, è principio non c'è, passo spesso di studiare, è principio non c'è. A rendere unica l'esibizione degli Sciarabà è la chiave di lettura dei pezzi, del tutto diversa dall'originale. Brani della tradizione popolare folcloristica sono stati rivisitati e riletti in chiave soul, blues, jazz e tanti altri generi. L'excursus sulla vita di Rosa Balistreri e sulla sua sicilianità è stato parecchio apprezzato dall'attento pubblico, presente nel numero massimo consentito dalle normative anticontagio in vigore. Uno degli ultimi spettacoli del cartellone Sciacca Estate 2020, poco ricco anche a causa delle restrizioni legate al coronavirus, che tra pochi giorni andrà in archivio.